stipendio dei disoccupati è intervenuto, sarei preoccupato se non fosse venuto. E soprattutto chiedo proprio al movimento dei disoccupati di continuare dopo le elezioni, perché gli organi di controllo popolare sono una necessità, un diritto e un dovere della popolazione. Quindi come per la questione ambientale, come per la questione del lavoro, per qualsiasi questione della città, devono esserci dei movimenti, dei coordinamenti popolari, delle associazioni popolari che controllino l'operato giorno per giorno del Consiglio Comunale. Abbiamo distribuito un volantino in sala, sarebbe un po' lungo leggerlo tutto, vi leggerò i concetti principali del volantino, espressi nel volantino. Casoria è devastata da una crisi economica, la disoccupazione, precarietà e licenziamenti, il lavoro nero aumentano, l'emergenza rifiuti non conosce tregua, no, da qualche giorno stanno facendo di nuovo i cumuli di spazzatura per Casoria. La crisi politica profonda delle cricche di affaristi e politicanti è un efficace specchio della situazione nazionale. Quello che sta avvenendo è il governo italiano, sta avvenendo anche a Casoria. Però di contro il movimento popolare che resiste all'avanzare degli effetti della crisi ha assestato duri colpi. Infatti da Pomigliano è partito il primo sonoro no al piano Marchionne. A Terzigno e a Quarto c'era la volontà di aprire delle discariche e questo non è stato permesso. La regione voleva chiudere l'ospedale Maresca a Ercolano e nemmeno questo è stato permesso dalla lotta dei lavoratori. Quindi disastri economici, sociali e ambientali creati dalla classe di parassiti che ci governa, sapendo l'effetto contrario, quello di coordinare le forze che vogliono resistere. Per uscire da questo pantano non è sufficiente opporsi, essere solo contro. È necessario costruire una vera alternativa politica, un governo di emergenza, a livello locale così come a livello nazionale. Le singole lotte in difesa del territorio, del lavoro, dei servizi pubblici, dei diritti, possono avere soluzione positiva, ma solo se si uniscono, solo se le organizzazioni operaie e popolari che le animano si coordinano per imporre ai poteri forti un governo di emergenza popolare, composto dai propri esponenti, che già godono della fiducia delle masse, perché parte attiva delle lotte in corso. Il coordinamento di Sinistra Critica, Sinistra Ecologia Libertà e Federazione della Sinistra, nel partecipare unitamente alla prossima tornata elettorale, può dare una grossa spinta al processo di aggregazione delle forze sane di Casoria, che lottano contro la crisi, e soprattutto sono coscienti che la soluzione è politica. Bisogna costruire un'amministrazione di emergenza democratica per la città. La candidatura della sinistra casoriana qui presente stasera deve andare in questa direzione. Questo perché chi la compone ha preso già posizione in passato per la difesa dei diritti dei lavoratori, ha denunciato chiaramente la deriva reazionaria in cui rischia di convergere il paese, ha difeso il diritto all'acqua pubblica, ha partecipato alla difesa del territorio dalla devastazione ambientale, ha preso una chiara posizione contro la collusione fra politica e camorra, pagandone anche pesanti conseguenze. La costruzione di questa lista è un primo, importante passo nella rottura dei giochi di palazzo, ma per andare fino in fondo è necessaria l'azione e la mobilitazione delle organizzazioni operaie e popolari. Sono loro che devono elaborare il programma della lista, mobilitarsi per la sua effettiva attuazione e contrastare i tentativi di sabotaggio che verranno messi in campo. Bisogna fare la campagna elettorale per rafforzare il coordinamento e la mobilitazione delle masse popolari. Bisogna costruire l'alternativa politica a cominciare da un governo cittadino. Solo se le organizzazioni operaie e popolari e la società civile svolgeranno questi compiti, il progetto della lista potrà andare avanti, anziché essere affossato da parte dei poteri forti e riassorbito dalle logiche del teatrino della politica borghese. Casoria ha bisogno di un'amministrazione d'emergenza, un'amministrazione che usi tutto il potere, l'autorità, i mezzi e gli strumenti di cui dispone per attuare le misure proposte dalle organizzazioni operaie e popolari. Bisogna promuovere la loro mobilitazione e stroncare i tentativi di sabotaggio.
Bisogna promuovere e sostenere la spinta delle organizzazioni popolari nell'elaborazione di misure concrete per far fronte agli effetti della crisi. Favorire la partecipazione attiva dei lavoratori e della popolazione alla gestione dei beni comuni e del patrimonio pubblico. Bisogna sostenere la lotta contro la chiusura e la delocalizzazione di aziende contro il piano Marchionne e le altre misure e piani tracciati dal padronato. Bisogna mettere fine allo strozzinaggio legalizzato di Equitalia. Bisogna sospendere il pagamento di imposte, multe, ticket, rate di mutui e interessi che soffocano le masse popolari, mentre di contro bisognerebbe aumentare le tasse ai grandi proprietari, ai padroni e al clero. Bisogna mettere in atto misure concrete per risolvere i grossi problemi ambientali. Bisogna promuovere e sostenere le iniziative contro il radicamento di gruppi fascisti e razzisti nella città di Casoria. Bisogna difendere gli spazi occupati e soprattutto dare nuovi spazi di aggregazione per le masse popolari. Bisogna stabilizzare i precari nelle aziende pubbliche e assumere via via i disoccupati nelle aziende pubbliche per bonificare le aree inquinate, svolgere altre attività atte a rimettere in sicurezza il territorio. E in attesa dell'assunzione bisogna assegnare un reddito di cittadinanza. Questi sono solo alcuni esempi. Poi spetta alle organizzazioni operaie e popolari completare il quadro dei provvedimenti necessari per fermare il disastro ambientale e sociale, per difendere e conquistare posti di lavoro. Il partito dei CARC sostiene la candidatura della Sinistra Unita Casoriana e lancia un appello quindi a tutte le organizzazioni operaie e popolari, alla società civile, a tutte le forze comuniste, progressiste, sindacali e ambientaliste a partecipare alla costruzione della lista e al suo programma. E alla battaglia che questa dovrà portare avanti per contribuire alla costruzione di un governo d'emergenza popolare. Sul piano pratico, noi del Partito dei CAC forniremo tutto l'appoggio possibile con i nostri banchetti, con volantinaggio, sia per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione della lista, sia per propagandare la candidatura della lista stessa. Sul piano politico proponiamo la creazione di un comitato elettorale che raggruppi tutte le sigle e i singoli cittadini che vogliono sostenere la lista e che questo comitato elettorale diventi un luogo di discussione e confronto per l'elaborazione del programma della lista della Sinistra Unita.